diciamolo in coro. Bene. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina. Non lo sai dire. Dai. Perciò, quindi, virtuale, mi raccomando. Ciao ragazzi. Bene, due cuori in K deve essere sempre tra i preferiti, mi raccomando. Ma che c'entra? Così, un po' di autopromozione. Ma all'inizio? Sì, all'inizio. Va bene, basta, riprendiamo le fila di questo video. Buongiorno. Oggi Ombretta, come ogni anno, ha fatto la torta alla sua mamma. E quest'anno ha fatto una torta piena di contraddizioni, come la sua mamma. Perché la mamma di Ombretta, voi dovete sapere, che è una persona a cui tu dici A e lei ti risponde Z. E quindi ho voluto... Anche passa direttamente ai numeri. No, e quindi ho voluto preparare e creare una torta che fosse una torta invernale ma con gusti estivi. E quindi come hai chiamato questa torta particolare? Allora, la dedichiamo alla mamma, quindi si chiamerà la torta Girolama. Ma in realtà, secondo me, se volete farla anche voi e non spiegare chi è Girolama, che noi invece chiamiamo Gina, quindi auguri mamma. Ciao. Chiamate la torta Girolama. Ma perché, scusa, la torta Sacher, quella si chiama torta Sacher, torta Savoia, per questo non si può chiamare Girolama, non ho capito. Va bene, è una torta alla pesca, comunque. Basta dare questi nomi esotici, esoterici. No, volevo chiamarla Winter Peach Cake. Bella, più facile, complimenti per la semplicità. Torta invernale alla pesca. Lascia stare, va via. Va bene, spostiamoci di là e andiamo a vedere come l'ho preparata. Innanzitutto 650 grammi di bianco mangiare, a cui ho aggiunto 2 fogli di gelatina quando il bianco mangiare era ancora caldo. La ricetta del bianco mangiare la trovate cliccando qui, la trovate nelle schede informative e la trovate giù nell'info box. Non avete scuse per non andarla a guardare. Quindi, un barattolo di marmellata di pesche. Questo è da 450 grammi, ma non credo che lo utilizzerò tutto. 200 ml di panna da montare. 1 o 2 cucchiai di zucchero a velo da miscelare alla panna da montare per fare una bella chantilly dolce. Poi delle pesche sciroppate, a seconda della grandezza della vostra torta dovranno servire da guarnizione, io penso che ne userò un 400 grammi. E poi la base della torta sarà una frolla di pasta ungherese o pasta ovi. In più ci occorreranno 100 grammi di cioccolato bianco. Bene, cominciamo subito. Come prima cosa, con un pochino di burro, naturalmente, sporco la teglia su tutti i margini per far sì che poi la crostata venga via. Adesso prendiamo la nostra pasta ungherese, la nostra pasta frolla ungherese o la nostra pasta ovi, si chiama in entrambi i modi, e la stendiamo direttamente con le mani sulla confezione, sulla teglia. Ok, dopo aver steso tutta la pasta, bucherelliamola e dal bucherello capiremo se più o meno l'abbiamo stesa tutta uguale, perché questa è una cosa molto importante ai fini della cottura. Ritaglio uno pseudo cerchio di carta forno, prendo un peso che adagerò su questa parte e infornerò così a 180 gradi per 25 minuti circa. Quindi uscirò la crostata dal fondo perché sarà pronta per essere farcita. Mentre la base della nostra crostata è in forno, noi prepariamo una mini chantilly per fonderla con il nostro bianco mangiare. E allora, della panna da montare ben fredda, paio di cucchiai, ma questo assolutamente a piacimento, potreste anche non mettere zucchero e fare una panna normale, non una chantilly, quindi questa è una chantilly francese, mentre la chantilly all'italiana è metà panna e metà crema pasticcera, non fraintendete, la vera chantilly, la chantilly francese è panna e zucchero, mentre la chantilly all'italiana è crema, che non è questa perché questa è bianco mangiare, ma crema pasticcera e panna montata. Quindi noi prepariamo una chantilly alla francese con le fruste elettriche e andiamo. Ultimo passaggio, metto la panna in frigo se no si smonta, prendo la marmellata e prendo un frullatore ad immersione, frullando un 300 grammi. Ok, quello che avrete alla fine sarà questa goduria di marmellata senza nessun tipo di pezzo. Adesso dobbiamo assemblare i nostri ingredienti. Allora,
prendiamo la nostra crema e la verso dentro. Prendo la mia marmellata e la verso dentro e mescolo. Quindi prendo la mia panna e la tuffo dentro e cerco di non farla smontare in tutto ciò, con movimenti dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto. Incorporiamo. Il ripieno è pronto. Adesso dobbiamo pensare alle pesche. E adesso ad una prendiamo le nostre pesche e affettiamole. Ok, mettiamo in frigo anche loro. Ecco qui la nostra base per torta già sformata. Grazie alla mia teglia IKEA, fare questo procedimento ancora è sporca, è molto molto semplice, perché basta fare così, guardate, olè, e lei si solleva. Adesso l'ho fatta raffreddare un bel po', adesso riscaldo i 100 g di cioccolato bianco e adesso con questo cioccolato spennelliamo tutta la base torta. Facciamola ben bene pregna di cioccolato in modo che lei impermeabilizzi ben bene. E adesso facciamo rapprendere completamente la cioccolata. Fatto rapprendere il cioccolato, facciamo con la nostra crema. Poggiamola delicatamente. E adesso armiamoci di pazienza e componiamo la torta con le fettine di pesca che adageremo dall'esterno via via verso l'interno. Spruzziamo solo un pochino di gelatina per renderla bella lucida. Ok, e il gioco è fatto. Bellissima. Non so se dal video renda, ve l'avvicino. Guardate, è una rosa di pesca. Veramente, veramente molto, molto bella. Sapete cosa faccio? Vi lascio alle foto e noi invece ci vediamo dopo. È veramente simpatica questa torta, è sì, molto sì, buona. Sì, è molto particolare, veramente. Mi raccomando, una bella, scegliete una frolla bella soda. Altra cosa, nel video avete visto tutto quel popò di crema, ma quel popò di crema mi serviva sia per la torta che per dei bicchierini golosi. Quindi, se volete farcire soltanto una torta, dimezzate tutte le quantità degli ingredienti relativi alla crema. E questo è quanto. Dopodiché fate questa torta con la frolla che vi abbiamo suggerito qua in questo video e vedrete che goduria pazzesca. Ti è bene, piaciuta? Molto molto buona. Quindi se volete, se sapete delle nuove candidature a Bake Off, fatelo sapere a Ombretta, perché abbiamo intenzione di iscriverla, perché vero, secondo me può fare tanto in quel programma. Non è vero? Sì, sì, solamente conosci Knam, non ti piace che ti metti a ridere e fa... Perché mi metti a ridere? Non lo so, perché... Io ho una grande deferenza per Knam, è molto bravo. Molto bravo. Qui sì, finitela. Quindi, allora, se anche tu pensi che Ombretta debba basta, andare a Bake Off... fermatelo! Scrivilo qua sotto. Va bene, scrivilo qua sotto, va mi bene? Raccomando. Va bene, io grazie per la fiducia. Sì, ma secondo, invece, me, secondo me è il posto giusto, devi andare là. Ma perché? Ma sì, devi andare, ma hai visto che porcherie che fanno? Ah, perché fanno porcherie? Ma no, fanno porcherie, quindi tu puoi fare di meglio. Basta, zitto, non fanno affatto porcherie. Comunque, detto ciò ragazzi, noi non vediamo l'ora di rivedervi, sempre qui al prossimo video, sempre... Su Tu Quarena K. Sulle vostre tavole. Brava. Sempre... Sulle vostre tavole. Ciao! Ciao. E adesso procediamo con l'estrazione di questi premietti che erano il frullino per fare il cappuccino dell'IKEA ed il libro, il cucchiaio verde, molto molto bello. Adesso i commenti sono 200, eliminato i commenti in eccesso, scusate se trema tutto, mi sposto su random.org, faccio un vincitore
200 e vediamo chi sarà il fortunato vincitore. Il numero 127, andiamo subito a contarlo. Adesso io vado a contarlo e poi vi dico chi è. A dopo. E la vincitrice è Silvana Zizi. Silvana, hai vinto tu! Auguri, auguri di cuore, tesoro. Grazie, mi segui da tanto, sono felice che proprio tu abbia vinto. Proprio tante persone che mi seguono spesso erano vicinissime a vincere il sorteggio. Silvana, sono felice che comunque tu ce l'abbia fatta, bravissima. Tutti gli altri, non demordete, vedete, la fortuna può essere molto vicina e soprattutto presto torneranno altri giveaway e magari con altri libri di cucina che mi piacciono, che ne dite? E allora, non demordete, rimanete sempre con noi su Due Cuori Una Cappa, in bocca al lupo a tutti e soprattutto brava Silvana, mandami il tuo indirizzo e sarò felice di mandarti i premi, sarò veramente, veramente felice. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!